Ed io mi sposto e do il benvenuto al professor Francesco Spinelli. Benvenuto, professore, perché oggi parliamo di una patologia, di un disturbo che riguarda tantissime donne, il 50% delle donne, ma anche gli uomini non sono immuni. Parliamo del gonfiore delle gambe, di cattiva circolazione. Il professor Francesco Spinelli, che è responsabile della chirurgia vascolare al Policlinico Campus Biomedico di Roma, ci dirà esattamente come prevenire e come curare questo disturbo. Innanzitutto parliamo dei sintomi. Quando possiamo parlare di gonfiore alle gambe? Quali sono i sintomi principali, professore? Beh, i sintomi sono intanto che il gonfiore si vede. Esatto. La prima cosa, la gente dice: ho le gambe gonfie. Anzi, questo sintomo viene spesso sopravvalutato, perché poi le persone vedono le gambe in una certa prospettiva e quindi le vedono, tendono a vederle un po' più gonfie. Comunque, in generale, il gonfiore si manifesta quando le persone stanno molto tempo all'impiedi, dopo una giornata faticosa. Questi sono i primi sintomi. Questa è una situazione quasi fisiologica, mentre quando il gonfiore insorge già dopo poco tempo di stare in piedi, o quando addirittura persiste anche dopo un riposo a letto, beh, quella è una situazione patologica dietro la quale c'è una insufficienza della circolazione. Infatti, stiamo leggendo nel cartello, professore, che oltre appunto a questo gonfiore che si nota abbastanza visibile, ci sono anche i formicolii, dei bruciori e dei crampi notturni. Questi sono tutti sintomi che si possono associare a questa cattiva circolazione. Cattiva circolazione, sì. Cattiva circolazione è un termine molto generale, molto generico, e in realtà dobbiamo pensare cattiva circolazione, ma forse la parte più benigna, perché se di cattiva circolazione intendiamo per cattiva circolazione la cattiva circolazione arteriosa, cioè la mancanza dell'apporto di sangue alle estremità, beh, questo provoca una serie di disturbi molto più pesanti, molto più brutti. Ma non parliamo di questo, che per fortuna affligge una parte minima della popolazione. Invece quello di cui parliamo stamattina è proprio il gonfiore e la cattiva circolazione venosa. E più le donne degli uomini, professore. Più le donne degli, no? Uomini, sì, perché le vene hanno una struttura di muscoli, muscolatura liscia. La muscolatura liscia viene, diciamo, subisce l'influenza degli ormoni, del ciclo ormonale. Nella fase progestinica, quella in cui si sente un po' più appesantiti, in cui c'è una maggiore tendenza alla ritenzione di liquidi, è la fase che predispone poi alla gravidanza, diciamo, predispone, è la fase analoga alla gravidanza, all'inizio della gravidanza, e c'è un rilasciamento di tutta la muscolatura liscia, che è poi quella la stessa delle pareti dell'utero. Quindi in questa fase i muscoli lisci, le pareti delle vene tendono a rilassarsi e quindi accolgono maggiore quantità di sangue, si svuotano più difficilmente. E per cui, insomma, soffriamo di questo gonfiore. Allora, da che cosa è causata? Le cause principali della cattiva circolazione? Cattiva circolazione, più che altro gonfiore. Sì, diciamo, le cause è un po' come l'uovo e la gallina. Esatto, perché poi quello La causa, diciamo, la causa fisiopatologica è l'insufficienza delle vene. Noi vediamo in questo schema le valvole delle vene, che sono messe a nido di rondine. E che significa? Che quando queste valvole funzionano meno, cioè perdono, allora si ha un'insufficienza valvolare, cioè le valvole hanno, nelle persone, nell'uomo che è una stazione eretta, servono a spezzare la colonna di pressione che si instaura tra il cuore, che è la pompa che rilancia la circolazione e quindi azzera la pressione, e le parti più declivi del corpo, che sono quelle più basse, quindi in cui la colonna di pressione è più forte. Pensate che pensate all'esperimento di Pascal, quel tale esperimento di fisica in cui un tubo lungo dal quale si fa collare l'acqua, se finisce in una botte fa scoppiare la botte con pochi litri di acqua. È ben la stessa cosa nel corpo umano. Ecco, professore, una delle conseguenze proprio della cattiva circolazione delle gambe gonfie sono le vene varicose. Allora, quando è necessario un intervento? Facciamo chiarezza, perché anche su questo, sulle vene varicose, se ne sente molto parlare, che non lo so, 8 donne su 10 vanno subito a farsi operare, e c'è molta, come dire, molta negligenza anche, no, da parte, sì, di alcuni operatori a fare con facilità questo tipo di intervento. Ma quando c'è bisogno di fare l'intervento? Bisogno, guardi, qui bisogna capire bene, perché la motivazione è molto spesso in una persona che non ha dei fattori di rischio aggiuntivi, una persona che non è sovrappeso, che non ha una malattia del cuore, per cui il cuore ha, diciamo, pompa meno, quindi è un'insufficienza. Bene, una persona in buona salute in effetti ha dei sintomi
praticamente minimi dalle vene varicose, quindi queste vene sono praticamente asintomatiche. Lì si tratta l'esigenza di trattare queste vene, cioè di trattare chirurgicamente queste vene, è soprattutto estetica, mentre poi se trascurate nel corso del tempo ci possono andare incontro a delle complicanze. Le complicanze sono se la vena si infiamma, le flebiti superficiali che poi possono diventare profonde e quindi dare anche delle flebotrombosi profonde, trombosi venose profonde, che è una malattia potenzialmente pericolosa. Eccezionalmente possono dare le embolie polmonari e possono dare delle ulcere, quindi praticamente bisogna tenere presenti questi sintomi, ma sono rarissimi, quindi in pratica nella maggior parte delle persone l'esigenza di trattare le varici ha una motivazione estetica. Allora diamo delle regole per prevenire tutto questo, professore. Ci sono delle regole che dobbiamo seguire, soprattutto noi donne, insomma, soffriamo di più di questo disturbo. Quali sono le regole per avere una buona circolazione? Allora, nelle donne intanto se la gravidanza è un momento clou perché la gravidanza già di per sé rilassa le pareti delle vene e le rilascia per molto tempo, poi c'è un effetto anche locale dell'utero che cresce e poi c'è il momento del parto è un momento di grosso sforzo, una manovra di valsalva, cioè di tremendo per il parto. Praticamente noi mettiamo tutto il sistema venoso sotto fortissima pressione, quindi in questo senso va gestito, e questo i ginecologi, gli ostetrici lo sanno, sanno molto bene. Bisogna usare le calze un po' elasticizzate in gravidanza e poi in generale è gestire i fattori di rischio. Infatti stiamo leggendo nel cartello, insomma, evitare il sovrappeso, seguire un'alimentazione corretta, non fumare, fare attività fisica, usare calze elastiche contenitive. E qui noi abbiamo, professore, delle calze, le vediamo, insomma. Sì. Le abbiamo comprate, queste sono le calze che noi dovremmo usare. Come fare a scegliere? Che cosa significa? Perché voi medici tante volte ci dite appunto di andare in farmacia, insomma, e comprare queste calze contenitive che comunque facciano bene alle nostre gambe. Come facciamo a sceglierle? Allora, intanto una cosa va detta, che c'è un fatto cosmetico, e c'è l'esigenza di appunto l'esigenza cosmetica prioritaria, un collant va eccezionale, perché tra l'altro è anche un po' coprente, ce ne sono i molto eleganti. E la pressione che si deve dare, perché il principio è che le varici vengono da un'eccessiva pressione all'interno delle vene superficiali, perché le vene profonde invece sono protette da una fascia inestensiva, per cui devono essere molto contenitive. Ci per sono cui, le calze no, contenitive devono avere comunque una contropressione dall'esterno che elimini, che controbilanci questa pressione all'interno e quindi faccia circolare bene il sangue, che non ristagna tutto il più giorno. Anche la notte le dovremmo mettere? No, se non ci sono, la notte si mettono quando c'è una situazione ad alto rischio, per esempio un rischio di trombosi dopo interventi chirurgici importanti, oppure nelle persone cardiopatiche, nelle persone che hanno già delle trombosi venose profonde, altrimenti vanno indossate solo di giorno. E una cosa va detta, che le pressioni più forti, quindi dal punto di vista tecnico, è un fatto di pressione idrostatica, quindi le pressioni più forti si sviluppano dal ginocchio in sotto, quindi dal punto di vista strettamente tecnico è bene utilizzare i gambaletti, cioè è sufficiente utilizzare i gambaletti. Le persone dicono: ma sì, ma io ho le varici anche alla coscia. Perfetto, ma alla coscia le pressioni idrostatiche sono nettamente minori, quindi le ulcere non si sviluppano alla coscia, si sviluppano al malleolo, sotto il polpaccio. Quindi una calza che vada da terra a sotto l'articolazione del ginocchio è generalmente ideale, molto ben tollerata dalle persone. Per cui insomma magari chi non quindi sopporta le collane, sicuramente varici, insomma il gambaletto sicuramente può essere gambe stanche, invece basta un bellissimo collante, anche molto elegante e coprente, ed ha alla pressione di 15, massimo 18 mm di mercurio. Mentre ci sono per le calze terapeutiche, quelle che vanno utilizzate per le varici, sono molto più forti. Vedete nell'immagine che la punta è aperta. Perché è aperta? Perché dare una pressione molto forte, intanto la pressione è decrescente, cioè più forte in basso, ed si capisce perché, per lasciare defluire bene il sangue, è meno forte in alto. E allora, se noi stringessimo
l'avampiede, diciamo, la regione metatarsale e la base delle dita con questa pressione, creeremmo dei disturbi. Invece la pressione è molto forte, ma la punta è aperta. Allora, e quelle vanno a 20-30 mm di mercurio al minimo. Ci sono delle classi di compressione terapeutiche. Normalmente si dice K1, prima classe, seconda classe, terza classe. La prima classe, 20-30 mm di mercurio al malleolo, è sufficiente. Allora, professore, abbiamo letto prima nel cartello che anche dormire con le gambe più alte rispetto al corpo potrebbe essere una via preferenziale. Allora, esattamente qual è la posizione giusta e corretta? Ecco, vedete quella posizione con la sedia rovesciata? In effetti quella è una posizione che va bene quando c'è una malattia in atto. La sedia rovesciata è un po' un paradosso, però sì, quello infatti, che si no, mette... perché normalmente uno dorme a letto sì, in maniera ma si dice, quando supina, si dice mettere le gambe in alto, le persone pensano di mettere un cuscino sotto il materasso e però ottengono quel tipo di posizione a ginocchia stese, è scomoda, l'organismo la rifiuta a un certo punto e quindi si va di traverso, dà fastidio, mentre la posizione comoda è quella di mantenere una lieve flessione di 10-15 gradi alle ginocchia, cioè la parte dal ginocchio al piede orizzontale e poi declive. Questo permette anche di girarsi nel letto, perché le gambe si mettono in traverso però restano sempre più in alto, e siccome il tempo lavora a favore, perché la notte bene o male è lunga, certo, le gambe si decongestionano completamente e non vengono i crampi che vengono dalla stasi, cioè dal fatto che il sangue ha ceduto il suo ossigeno e non arriva di nuovo perché c'è un ingorgo, e questo è alla base dei crampi. Professore, diamo un consiglio finale per chi soffre di cattiva circolazione e dunque di gambe gonfie, un consiglio che racchiude tutto quello di cui abbiamo parlato. Dormire con le gambe in alto vale più di una medicina, le medicine aiutano un po', le calze elastiche, attenzione, ma mai indossarle sull'arto gonfio, perché la calza non serve a sgonfiare la gamba, la calza serve a prevenire il gonfiore, quindi se noi la mettiamo sull'arto gonfio premiamo sul gonfiore e fermiamo la circolazione, invece se la mettiamo, quindi indossare la calza e quando abbiamo le gambe gonfie che dobbiamo metterci allora? Con le gambe in alto e basta, è quello aspettare che passino. Grazie davvero professor Spinelli, grazie per questi consigli, grazie.